organizzato per questo prologo del girone di ritorno. Con un Luco che in casa va piuttosto bene perché ha ottenuto 5 vittorie e 3 pari e imbattuto qui al Campo Bini di Grezzano. Viareggio che in trasferta ha vinto 7 partite su 8, ne ha pareggiata una sola, 0-0 contro la Lampo Meridian. 4-3-1-2 almeno dovrebbe essere lo schieramento usuale di partenza. 4-3-1-2 anche nel Luco. Via Rilu al rilancio verso Ciociarini, occhio a Brega che riesce a controllare e a calciare sinistro, è deviato, voluti da Carpita, pallone direttamente sopra, bravo Cirillo a portargli via il pallone e a cercare di rilanciare in avanti con l'uscita di Carpita che rischia un po', occhio perché la porta è vuota e può ancora andare il Luco con l'intervento decisivo di Bertacca. Rilancio però brutto, allora la conclusione con Carpita che va a disinnescare per Brega in mezzo a tre, Brega grande palla per Fazzini che può andare dentro a cercare Ciociarini, grande opportunità questa, non è finita, Cianferoni centrale, Cirillo calcia largo, grande occasione per il Luco, il cross col destro, rientrare a cercare Ciociarini, la risposta Sapienza, Brega col tacco è tutto buono, no. Secondo me però l'assistente ha alzato la bandierina sul fuorigioco di Sapienza. Cirillo manda vuoto Minichino, occhio questo pallone per Parrini che ha spazio, conclusione sul piede proprio di Cirillo, ancora la conclusione larga, comincia questo secondo tempo, primo giro del pallone per il Viareggio che recupera ora di Fazzini in verticale a cercare Ciociarini evita il portiere, finisce giù, calcio di rigore per il Viareggio, al quinto il fallo di Rizzo su Ciociarini, si prende anche questo rigore e come i precedenti due pure questo lo batte Tommaso Fazzini. Sbaglia Fazzini, alto! Sbaglia il calcio di rigore Tommaso Fazzini. Minichino, Viareggio che comunque cerca di aumentare un po' la pressione. Brega verso Ciociarini, il pallone che passa. Ciociarini da terra, si gioca. Palla sul fondo, cioè comunque deviazione, angolo. Ce la fa Parrini, scarico interno, conclusione di Maenza. Brivido per il Viareggio al quarto d'ora. Marinai nel Viareggio. Fazzini, colpo di testa, pallone che rimane lì con la rovesciata tentata da Ciociarini, poi la seconda rovesciata, il vantaggio del Viareggio con il gol di Cristian Brega, 23esimo, il nono gol in campionato di Cristian Brega che va a esultare e lo fa con determinazione, questo gol in rovesciata ci aveva provato Ciociarini sempre col pezzo forte della casa. Fazzini prosegue la transizione, palla al piede, poi il filtrante per Ciociarini che in scivolata non ci arriva. Marinai cerca un invito in mezzo, Ciociarini controlla e calcia, traversa e il morso dell'alligatore, 2-0 Ciociarini al 34esimo, l'assist di Marinai, Ciociarini che ha troppo spazio, lo sfrutta alla grande, il pallone che sbatte sulla base inferiore della traversa, il morso dell'alligatore, 2-0. Minuti 38 in questo secondo tempo, da 4 il Viareggio davanti 2-0, raddoppio di Ciociarini, va Ali Vernini in porta, problemi 0 per Carpita. Poi nel gioco dei top 3 oggi ci mettiamo Benedini e Ciociarini sicuramente, occhio intanto a questa conclusione tentata dal solito Cirillo, questo buon recupero da Ciociarini che finisce ancora giù, si gioca Santini, conclusione alta, Benedetti ad allontanare, l'arbitro fischia 3 volte, il Viareggio vince 2-0 Albini di Grezzano con i gol tutti e due nel secondo tempo di Brega in rovesciata e poi il raddoppio di Ciociarini, gli attaccanti trascinano le zebre che si confermano in testa al girone A di promozione con 39, si portano provvisoriamente a 4 a +4 sulla Ceretese.